gli studi di settore. Stamattina ero a Recco a prendere il caffè e mi avvicina un signore che ha un mulino nella bassa bergamasca, a Calvenzano. Mi fa: io dopo decenni di attività mia, del mio padre e mio nonno, chiudo perché non sono congruo. Ne parlavo con un commercialista, gli studi di settore in questo momento di crisi economica sono uno strumento di tortura fiscale, cioè lo Stato però ti costringe a dichiarare quello che guadagni, anche allora, se non lo guadagni, altrimenti onorevole ti vengono a controllare Salvini, anche i calzini che hai in casa. Gli studi di settore dovrebbero essere cancellati domani mattina. Onorevole Salvini, civile. Allora due cose, le lascio i giusti applausi. La prima è che lo studio di settore è una presunzione, se uno non ha guadagnato quello che gli chiede lo Stato lo può dimostrare, ma le tasse vanno pagate, su questo lei, ecco. Lei sa che se entri nel vortice del controllo dell'Agenzia delle Entrate, della Finanza e di Equitalia perché non hai pagato la tassa sul caminetto del 2003, sei rovinato. E quindi fatturiamo al 31-12, lo Stato chieda il 15% su quello che ha incassato, la flat tax, l'aliquota fiscale unica. E questa è la battaglia che quando saremo al governo io vorrò imporre al governo. Onorevole Salvini, mi faccio carico di tutte le domande che vanno fatte. Allora, sì, fatturiamo al 15%, ma vuol dire che per il primo anno rinunciamo a qualcosa come, secondo i suoi calcoli, quanti miliardi di entrate per lo Stato? No, neanche una lira, perché il sommerso e l'evaso superano i 400 miliardi di euro, di gente che non può o non vuole pagare le tasse perché sono troppo alte. La nostra convinzione è che con un'aliquota più bassa noi non solo convinciamo perché rendiamo conveniente anche questi elusori o evasori forzati o volontari a pagare le tasse, ma attraiamo in Italia tante di quelle imprese che oggi vanno in Romania, vanno in Carinzia, vanno in Slovenia, vanno in Irlanda dove si pagano meno tasse. La redazione ci porta, più imprese vengono quanto qua, perderemo. Lo assumono e più pagano tasse qua. Quindi secondo me ci andiamo a guadagnare, allora, non ci spendiamo una lira. Andiamo per gradi. Paga di meno,